Radio Basilica di Verola Nuova, in blu. www.verolanuova.com. La nostra passione, la tua radio. Ogni giorno ti raccontiamo il territorio. Ogni giorno ti trasmettiamo le emozioni della musica. RBV, la nostra passione, la tua radio. Pronto? Chi è che parla? Salve, la chiamiamo da Radio Basilica Verola Nuova. La conosce? No, guarda, sono interesse mio, Ma no, signora, volevamo dirle che sui 91.2 ci sono tre sex symbol esclusivi. No, fammi a ridere, che più fufadigo. Le risate e il divertimento hanno una sola frequenza. Non c'è bisogno, capisco già mio marito. Con noi ci sono ospiti, telefonate, sondaggi e tanto altro. Ma chi se ne frega, ciao! Vabbè ragazzi, partiamo lo stesso. Il sabato dalle 19 alle 20 su Radio RBV. Entra anche tu nel paese dei balocchi con Luca, Gabri e Roby. Sui 91.2 MHz o in streaming dal sito www.radiorbv.it/streaming. Noi vi aspettiamo! Estratto di sabato 3 maggio 2014 della puntata Nel paese dei balocchi con l'intervista ad Andrea Vivace. Hey girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out and have a celebration. A celebration. The music up, the windows down. E noi ci siamo. Pronti per partire con il nostro primo ospite? Vai, dillo tu. Ciao Andrea. Salve. Pronto. Eccolo qui, Andrea Vivace. Abbiamo annunciato di averlo come nostro ospite la settimana scorsa. Sì, l'avevamo già detto. E finalmente abbiamo in collegamento telefonico da Como, giusto Andrea? Un VIP di YouTube. Giusto. Un frontman di YouTube, lui è un ragazzo, solo 18 anni, è un ragazzo che produce video abbastanza divertenti e comici su un suo canale YouTube. Peraltro ha delle visualizzazioni molto alte, sto proprio guardando in questo momento che ha video con 5.000 visualizzazioni e cose di questo tipo. Andrea, benvenuto con noi su Radio RBV, la prima domanda te la faccio io. Allora, innanzitutto chi sei? Presentati al nostro pubblico che così ha modo di conoscerti. Cosa fai nella vita? Cosa studi? E quali sono le tue passioni oltre YouTube? Allora, innanzitutto mi presento. Sono Andrea Vivace, vengo da Como, ho 18 anni. Sì? Ho questa passione per i video. Ho infatti creato un canale YouTube a metà ottobre e sto avendo i miei profitti, diciamo, in questi mesi. Uh-huh. Io frequento una scuola di elettronici. E mm-hmm. Però a casa mi applico sul settore grafico. Esatto, perfetto. Quindi è una passione che nasce a scuola, ma che poi, diciamo, si traduce in maniera diversa in quello che fai a casa. E invece nello specifico, per quel che riguarda YouTube, da dove è nata questa passione e come si è sviluppata questa idea di creare dei video in internet? Allora, questa passione è nata tutto quando ci siamo uniti io e dei miei migliori amici, abbiamo deciso di creare un canale YouTube e poi per divertimento abbiamo approfondito questo mestiere che per noi sta diventando un po' come un lavoro. Perfetto, e ho visto che nei tuoi video c'è anche un tuo collaboratore, chi è? Tuo amico? Michael Zennaro. Sì, è lì con te, giusto? È lì con te? Sì, è qua con me. Ce lo passi così salutiamo tutto. E conosciamo anche lui. Pronto? Ciao, ciao Michael. Michael, benvenuto, ciao, in diretta Michael. Con noi. Tu con Andrea che parte fai? In che io modo faccio... collabori? Vai. Io con lui faccio tante volte il protagonista del video, diciamo, sono quello che fa più parti con lui. Mm-hmm. Io e lui studiamo sempre video insieme, ne traiamo fuori tante idee divertenti. Quindi siete un po' le menti creative di quello che sono poi le idee che escono dei vostri video. Esatto, noi ci mettiamo tanto tempo, però alla fine
insieme riusciamo a tirare fuori tante idee belle per sviluppare dei video. E se c'è modo ancora di sentire Andrea, volevo chiedere ad Andrea, ho visto sulla pagina che hai in Facebook che tante sono le persone che ti scrivono messaggi, ora ho visto tanti screen di conversazioni dove la gente ti scrive sei un grande, cose di questo tipo. Volevo chiederti, a 18 anni essere su YouTube e avere questa popolarità tra virgolette, esatto, che effetto ti fa? Lo passo subito così ti rispondo. Sì. Eccomi. Eccoti, chiedevamo appunto se il fatto, vedevamo su YouTube, su appunto Facebook, che avevi un album dove ci sono un sacco di screen di conversazioni, cose di questo tipo con gente che ti scrive che sei un grande, sei apprezzato, insomma. Volevamo sapere da te, che effetto ti fa essere a 18 anni con dei video su YouTube, avere questa popolarità, ecco, perché non sembra, ma 5.000 amici seguiti su Facebook non sono per nulla pochi. Esatto. Cioè, innanzitutto quell'album l'ho creato quando era un periodo un po' brutto per me, quindi decisi di creare questo album e rileggere le vecchie conversazioni e i complimenti per tirare sul morale. Perfetto, una grande idea. E oggi il fatto che tante persone invece ti guardino i tuoi video, che effetto ti fa? Mi sento, diciamo, ripagato dal mio sforzo, perché noi per fare i video ci mettiamo davvero molto tempo, a volte è questione anche di settimane per progettare un video, e però con queste visualizzazioni ne siamo molto ripagati. Quindi è una vera e propria passione? Sì, è una passione, noi amiamo ciò che facciamo. E nello specifico invece una curiosità così per anche chi ci ascolta, come funziona, se possiamo così delineare, la creazione di un video? Cioè, quali sono i punti che tu affronti per arrivare a creare un video? Da l'ideare il video a poi effettivamente farlo, com'è che funziona? Allora, per fare un video che dura 8 minuti circa su YouTube, lo suddividiamo in tre fasi. Allora, la fase 1, praticamente noi ci suddividiamo le parti, studiamo i copioni e ce le impariamo durante la settimana. Poi arriva il giorno del video, che è nella fase 2, ci impegniamo e giriamo il video, e di solito ci mettiamo 2-3 orette. E poi nella fase 3 ci penso io al computer a montare il video e a pubblicarlo sul web. Perfetto, quindi una vera e propria regia da televisione, insomma. Esatto. Una regia a casa. Amatoriale. Perfetto. Bene, Andrea, noi siamo contenti di averti avuto come ospite, è stato davvero un piacere, anche perché noi ci teniamo molto a promuovere queste gioventù che in qualche modo cercano di emergere, e tu lo fai, direi, in maniera molto saggia con alcuni video che sono davvero molto carini. Ripetiamo ai nostri radioascoltatori, se volete andare a vedere su internet il tuo canale, qual è, com'è che si chiama, lo vuoi ricordare tu? Andrea Vivace. Esatto, quindi avete modo su YouTube di trovarlo, poi ti troveranno anche in Facebook, se lo volete cercare sempre Andrea Vivace potete aggiungere il suo profilo. E insomma, dai, continuiamo per questa strada, Andrea, mi raccomando, Grazie mille. Grazie a te per l'opportunità, salutaci anche Michael e a presto, poi troverai la tua intervista sul nostro sito, così che se vuoi la puoi condividere con tutti i tuoi amici. Va bene? Ok, grazie mille Andrea. Grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao. Buona serata. È stato un piacere avere al telefono con noi Andrea Vivace, questo ragazzino, te pensa? Abbiamo avuto un primo mezzo VIP al telefono. Sì, ci sta, ma presto ne torneranno altri. Adesso, perfetto, dopo queste chiacchiere, andiamo con la musica e poi presentiamo l'ospite che c'è in studio con noi. E poi dobbiamo chiamare il nostro povero Luca. Sì, adesso andiamo con Miley Wrecking Ball. La nostra passione, la tua radio, la tua radio. RBV. In blu, la radio con tante radio dentro. Radio Basilica di Verola Nuova, in blu.